Con UIS abbiamo cercato di raccogliere tutti i report che utilizzano le agenzie immobiliari quotidianamente, di collegare tutti i database pubblici italiani, quindi il catasto, la Camera di Commercio, il Tribunale, quindi un concetto proprio di big data, e di arrivare a un motore di ricerca unico, che sia un'app o che sia un desktop al computer direttamente, che deve essere consultato in qualunque momento, quindi quando si va a fare notizia, quando entra la persona in agenzia immobiliare, quando si riceve una richiesta specifica, e controllare in questa maniera la persona facilmente che abbiamo di fronte. A quel punto, andando a vedere le case che ha, se ha dei protesti, perché noi diamo i dettagli di tutte le negatività, come protesti, come pignoramenti, fallimenti, andiamo a vedere anche le cariche attive e recesse, perché spesso una persona entra in agenzia e non sappiamo veramente se questa persona abbia detto la verità o no, e quindi vediamo cariche attive e recesse, vediamo le partecipazioni, tutto quanto in una semplicissima app. In istantanea si può consultare, come ho detto, anche fuori dall'agenzia per fare notizia, si può consultare prima di fare un mutuo, perché a quel punto se io vedo che la persona ha dei problemi o non ha proprietà, difficilmente viene concesso un mutuo, e si viene a controllare in diversi momenti di ciclo di vita dell'acquisizione, tipo prima del mandato, prima della proposta, prima del rogito, perché fatta una volta un'interrogazione con il nostro sistema, poi è tutto gratuito e noi ogni volta andiamo ad interrogare i vari catasti, come di commercio, eccetera. Quindi è sempre aggiornata la situazione, e la viene fatta anche prima del rogito, ma anche dopo che è stata effettuata la vendita, per controllare se nel catasto è stato registrato tutto bene. Nella locazione è ancora più importante, prima di arrivare a proporre i conduttori, i prospect, i possibili conduttori, andiamo a capire quale conduttore è migliore per il nostro locatore, e quindi andiamo a proporre al locatore solo i migliori conduttori. Tutto questo è possibile oramai con la nuova tecnologia e con i big data. Con FIAIP abbiamo stretto un'importantissima partnership per cercare proprio di aiutare le agenzie immobiliari a sfruttare al massimo le informazioni commerciali, e quindi si partirà con un concetto proprio di educazione di tutte le agenzie immobiliari, andando in giro per l'Italia, a spiegare come ogni volta durante la vita quotidiana, durante il lavoro quotidiano dell'agenzia immobiliare, utilizzare big data. E quindi il concetto stretto con FIAIP è proprio andare ad aiutare l'agenzia immobiliare. I prezzi naturalmente sono molto vantaggiosi, perché siamo riusciti a raggiungere un accordo con FIAIP per tutte le agenzie, e il costo è relativo di questa applicazione, perché sono pochi centesimi per ogni nuova interrogazione. Come ho detto, e ogni volta che si richiama sarà gratuita l'aggiornamento dei dati. Mi ritrovo nella stessa situazione di 10-12 anni fa, con l'avvento dei portali immobiliari, dove io ho seguito per tanti anni come amministratore delegato Casa.it, insieme con FIAIP abbiamo fatto un percorso per aiutare l'agenzia immobiliare a utilizzare al meglio i portali immobiliari. Oggi invece dobbiamo capire come utilizzare al meglio le informazioni commerciali e big data. Ecco che FIAIP.it ha capito che l'evoluzione dell'agenzia immobiliare è sicuramente con degli strumenti come questo, dove l'agenzia immobiliare andrà per strada o l'agente immobiliare cercherà di fare notizia con questo strumento, non utilizzando i report, i vecchi report. È un po' come c'è stata la rivoluzione di Blockbuster, che prima si andava a affittare il film fisicamente e oggi c'è Netflix. Lo stesso FIAIP ha capito che il mondo non andrà di nuovo ancora con i report, stampare, andare a fare i controlli costosi, lenti, ma dovrà utilizzare al massimo queste informazioni per profilare al meglio il cliente. Tutto questo tramite tecnologia.